Bravo. Ciao. Benvenuti a tutti al Barranco di Rigasio per la gara nazionale individuale categoria A1A denominata quarto gran premio Pannocchia d'Oro, Feste della Polenta. Presentiamo i giocatori per il Caccialanza Milano, Formicone Gianluca. Per il Rigasio Villafranca, oh capitano mio capitano, Bagnoli Andrea. Per la Rinascita di Modena, Paleari Diego. Per l'Alto Verbano di Varese, Andreani Cristian. Per Giorgione Trevillese, Treviso, Piovesan Federico. Per il Caccialanza Milano, Viscusi Luca. Per la Bocciofila Fontanella, Piacenza, Manghi Roberto. Per Isperone Nerano, Alto Milanese, Proserpio Paolo. E ora, sponsor della gara, Panarotto Umberto, presidente di Gas Eventi. Il sindaco di Rigasio, Tosi Eddi. L'assessore allo sport del comune di Rigasio, Campedelli Diego. Il presidente della città di Rigasio, Pighi Franco. Il presidentissimo, Pacara Gianpietro. Coordinatore della manifestazione, signor Angeretti Claudio, arbitro nazionale di Bergamo. Gli arbitri di partita del Comitato di Verona, Cassandrini Franco, Gaspari Ennio, Giordani Renato, Sartori Sandro. Sì, torniamo in diretta con la diretta streaming, ora sta parlando il nostro presidente Franco Pighi. Ricordiamo la diretta della gara nazionale elite individuale, quarto gran premio Pannocchia d'Oro. Siamo giunti ai quarti di finale. Ricordo i giocatori ancora in campo: Formicone Gianluca della Caccialanza Milano, Bagnoli Andrea del Rigasio Villafranca, Paleari Diego della Rinascita, Andreani Cristian, Alto Verbano di Varese, Piovesan Federico del Giorgione Trevillese di Treviso, Viscusi Luca, Caccialanza, Manghi Roberto della Fontanella e Proserpio Paolo de Sperone Nerano, Alto Milanese. Ora stiamo presentando le autorità, il sindaco di Rigasio, assessore allo sport, Umberto Panarotto, presidente dell'associazione Rigasio 20 che organizza la Festa della Polenta, con cui questa gara è abbinata. Ricordiamo, Festa della Polenta, più che una festa, una grande fiera dall'11 ottobre al 4 novembre, qua vicino a noi, vicino al bocciodromo, tutti i giorni polenta a volontà. Ora in questo momento sta parlando il nostro sindaco del comune di Rigasio, Tosi Eddi. Ricordiamo sempre che l'amministrazione è sempre vicina e sempre presente nelle nostre manifestazioni, ci sostiene in ogni nostra decisione, perciò questo ci fa altro che piacere, sono sempre molto vicini. Sì.
oggi con me, che mi supporta, mi darà una mano, veronese Alex, detto il Roccia. Buonasera a tutti. Oggi faccio la spalla al mio amico Massimo Nicolini. Aiutami. Spero di essere all'altezza dell'altro speaker che è assente, però ce la mettiamo tutta, dai. Non ti preoccupare. Ora c'è un momento di un po' di goliardia. Esatto, un momento di scambi di premi, diciamo. Ora la parola all'assessore dello sport, Campedelli, Diego. Ora stanno presentando Piero Paccara. Attenzione, festeggia, c'è una sorpresa. Oggi festeggia 80 anni. C'è il compleanno del nostro presidentissimo Piero Paccara. 80 anni non sentirli. Sì, presidente prima della Bocciofila Villa Franca. Ricordo che è stata, abbiamo fatto la fusione insieme con loro. E ora è ora diventato presidente onorario della Bocciofila. Il sempreverde Piero Paccara. E ora piccolo omaggio, una bottiglia di vino della Bocciofila per il nostro presentissimo. Perciò ora ci presentano anche noi. Esatto. Insomma, ci presentano anche noi. Va bene, ci sta, dai. Insomma. Bravo, scusate, ho dato risposta a Franco perché insomma ci vuole. E ora, dopo la presentazione, fra qualche minuto daremo inizio ai quarti di finale. Tempo di sistemare i campi, sì, di gioco, siamo pronti. Seguiremo il campo 2, vi anticipo che al campo 2 avremo l'incontro tra Frommecone Gianluca e Bagnoli Andrea del Vigaso Villafranca, perciò ovviamente seguiremo il campo 2. E come dico sempre, forza Vigaso, forza Villafranca. Che sia squadra, che sia individuale, mettetela come voi, come volete voi, ma sarà così. Comunque vi daremo comunque gli aggiornamenti anche sugli altri campi. Adesso attendiamo la chiamata in campo dell'arbitro. Al campo 1 dalla nostra diretta inquadreremo anche qualche spicchio di partita del campo numero 1, dove gioca Manghi Roberto della Fontanella Piacenza contro mi sfugge contro chi gioca Manghi, Nicolini, aiutami. Non lo so, adesso... Manghi Roberto contro Prosarpio Paolo, al campo 1. E al campo 2, dove sarà il nostro campo principale della diretta, giocherà Formicone Gianluca contro Bagnoli Andrea della Bocciofila di Vigasio. 3. Ora stanno presentando gli arbitri di partita. Li avete tutti i campi, Alex? Sì, sì, campo numero 3 giocano. Juan
campo 4 Andreani. Stanno scaldando o partono? No, si stanno facendo i giri di prova al campo 2. Quindi fra poco siamo in diretta ufficiale. Ricordiamo che il campo 3 gioca Piovesan Federico della bocciofila trevigliese di Treviso contro Manghi. No, Manghi gioca al campo 1. Scusate. Attendiamo, saremo più precisi fra qualche minuto. C'è un po' di confusione. Pubblico, direi un pubblico delle grandissime occasioni. Da questa mattina veramente il bocciodromo preso d'assalto e un sacco di gente per questa manifestazione, già alla quarta. Ricordo collegata con la Fiera della Polenta di Vigasio, qua presso gli impianti sportivi del nostro paese, sponsor della manifestazione. Tendiamo, siamo ancora nei giri di prova. Campo 3, Piovesan contro Proserpio. No, ma Proserpio dovrebbe giocare contro Manghi, però. Sì. Proserpio, sì. Paolo gioca al campo 1 contro Manghi, infatti. Scusate. Dobbiamo ancora scoprire. Campo 3, dobbiamo ancora scoprire campo 3. Ah, contro Viscusi Luca, no, sì. C'era scappato via Viscusi Luca, non lo vedevamo più. Scusate ancora, questo è il bello della diretta. Ciao presidentissimo, salutiamo ancora il nostro presidentissimo Pietro Paccara, che festeggia qua con noi i suoi 80 anni. Auguroni. Quanti sono? 20? Per 4, 20 per 4. Teniamo buono 20. 20. Direi adesso l'ho passato via di un'ora e tre quarti. Ecco. Già un'ora e tre quarti. Prima erano 20, sono andati 80. Nel giro di un attimo sono diventati 80. Stanno terminando i giri di prova al campo 2. Dove ricordiamo che giocheranno Formicone Gianluca, che è neocampione del mondo con la bocciofila Caccialanza di Milano, che gioca contro il nostro portacolore di Vigasio Andrea Bagnoli, il nostro grande capitano. Ricordo, visto che attendiamo un attimo, ricordo che sabato 10 l'incontro per la terza giornata della nostra formazione Vigasio Villafranca contro Caccialanza, ed è già uno scontro diretto tra le due capoliste attuali. Ricordiamo la vittoria in trasferta sabato scorso a Cagliari 5-3, una bella trasferta, ci siamo divertiti. Oltre a vedere una bella partita, siamo divertiti anche per il resto, Alex. Sì, sì, comunque... sì, infatti. Loro le altre volte era una cosa facile, ma quest'anno devono battere due società. Sì, Piero. Ce ne sono due di società da battere, giusto, Piero? Sì. Perciò vi attendiamo tutti qui al bocciodromo di Vigasio, e per chi non potesse, con la nostra diretta streaming, già dalle 14 per assistere a questo incontro. Ora sono già partiti Bagnoli Andrea contro Formicone Gianluca al campo 2. Bagnoli Andrea è partito con una boccia circa 50 centimetri corta dal pallino. Corto di Gianluca, prende il punto. Sola. La boccia è sola. 17-18 centimetri. Perciò la bocciata. Bagnoli Andrea.
Boccia presa, prende pulita, realizza, più che realizza, difende, diciamo, il punto giocato. Ora vediamo Formicone all'accosto. Torna all'accosto Gianluca, passa per un pelo, prende il punto, doppia con il pallino. Chiede la regola di vantaggio l'arbitro, c'è stato un leggero spostamento della boccia di Bagnoli. E siamo perciò alla bocciata di Andrea. Tiro, prende, carica il pallino. Tiro regolare, pallino in fondo alle tavole, punto preso un punto, pallino sull'angolo di sinistra, boccia del punto a circa 2 metri, 1,80 m. Ora laterale. Formicone sta già andando all'accosto. Gioca una bella boccia. Beh sì, insomma, Formicone non ha problemi nei 30. Ora te se può avere problemi nei... spazio dai, l'ha lasciato però. Sì. Ma ci sono queste bocce corte. Sì, diciamo poche... che fa fatica a passare... Sì. La strada, diciamo, sì, della costa è un po' difficile. Sì, disturbano leggermente la strada. La boccia, okay, di Andrea sembra giocata bene. Sì. Speriamo che non si alzi troppo. Forse passa. È appena corta. Corta. Punto prima di Formicone. Ed ora l'accosto con l'ultima boccia Gianluca Formicone. Sembra mettere a terra 2 punti, così è. Realizza 2 punti per Gianluca 2-0. Formicone. È la partita quella, diciamo, più avanti, perché gli altri sono ancora, sì, la, diciamo, prima tornata. Stanno giocando da circa 3 minuti. Gli altri invece gli altri sono campi ancora... sono ancora la prima tornata di gioco, mentre qui sulla nostra diretta siamo già alla seconda tornata. Gianluca Formicone gioca il pallino sull'ultimo riquadro, 20-30 cm dopo la penultima corda. Gioca subito un buon accosto, doppia la boccia. Costringe perciò Bagnoli Andrea alla bocciata. Vediamo che si prepara il tiro. Prende. Attendiamo qualche secondo che si fermino le bocce. Punto preso. Sulla tavola di fondo. Sì. Sulla tavola c'è stato un leggero rimpallo. Permesso di mettere a terra il punto. Perciò torna l'accosto Gianluca Formicone. Gioca ancora un ottimo punto. E ovviamente un'altra boccia da tiro. È sola. Saranno intorno 15 centimetri più o meno. Vediamo Bagnoli Andrea che si prepara la bocciata. Bagnoli prende ancora. Bravo Andrea. Tutto preso. Vediamo, sì, forse sono 2, ma comunque punto preso sicuro. Grazie al rimpallo la boccia di Andrea è salita circa 1 metro dalle tavole, perciò Gianluca Formicone va all'accosto con la sua terza boccia. Questa volta leggermente corta, siamo attorno ai 50 centimetri. Il pallino e Bagnoli Andrea decide per l'ennesima bocciata. Nel frattempo al campo numero 1 Manghi realizza i primi 3 punti della partita.
Adesso vediamo, perché forse sono due, sì. L'arbitro dichiara due punti per Andrea Bagnoli. E così Gianluca Formicone decide di accostare sulla boccia lunga di Bagnoli e si prende un punto Andrea Bagnoli. 2-1 il parziale, la seconda tornata. Mentre sul campo 1 3-0 intanto per Manghi contro Proserpio. Vediamo il nostro portacolori di Vigasio che sta per andare all'accosto. Pallino è nella zona della partenza, un po' spostato verso l'asse laterale di destra dalla... sulla destra diciamo della nostra postazione. Gioca un punto un po' leggermente corto, corta di circa ora. 70 centimetri leggermente forse corta Alex, un po' di più. Vediamo Formicone, gioca un'ottima boccia, sì, ancora doppio con il pallino. Vediamo ora, perché un po' nascosta dalla sua boccia. Dichiara la boccia del punto Andrea Bagnoli. La bocciata ora. Tiro, bravo. Prende, bravo, la non boccia. Era così semplice. La sua un po' nascondeva leggermente il tiro. Punto presi due, però insomma c'è largo. Ora l'accosto Formicone, gioca insomma una discreta boccia. Diciamo che un po' di spazio ce l'ha lasciato. Siamo attorno ai 55-60 centimetri. Pallino si è mosso dopo la bocciata di Andrea Bagnoli, si trova a circa un metro dall'ultima corda, sull'ultimo riquadro. La pendenza del campo permette di passare sopra. Con l'aiuto della, un gran punto. Cioè, con l'aiuto della sponda laterale, bravo, la pendenza, Andrea mette a terra un buon punto, siamo attorno ai 20 cm del pallino. Sì, e questa è una bocciata un po', come dice il mio collega qui a fianco. Non è facile, vediamo. Formicone la bocciata. Tira un po' di salto, prende pulita. Grande bocciata da parte di Gianluca. Tutto il giorno comunque che stiamo assistendo a grandi giocate. Ci sono state anche già negli otto, anche nei sedicesimi, partite interessanti, partite avvincenti con grandi giocate. Una gara questa che non delude mai. Ci sono sempre i migliori d'Italia in campo. Di nuovo un accosto di Bagnoli Andrea, fa il punto, prende il punto, rimane circa 40 centimetri, però Formicone dichiara la boccia del punto. Boccia del punto per Gianluca Formicone. Prende. Prende pulita, realizza pulita. Un punto parziale per 3-1 per Gianluca Formicone. Un punto, 3-1. Nel frattempo al campo numero 1 vediamo ancora Manghi Roberto che ha... non riesco a vedere dalla mia postazione quanti punti ha realizzato questa mano, appena vedo l'aggiornamento siamo su un parziale di 5-0 per Manghi Roberto sul campo numero 1. Aggiornamento dal campo 3 dove Fiscusi sta perdendo 4-0 da... Ora più vediamo San Federico della Giorgione Travillese di Gianluca Treviso. Formicone che gioca ancora un ottimo punto. Bagnoli Andrea si prepara la bocciata. Boccia è presa. Punto rimane di Formicone.
E ora Bagnoli andrà all'accosto. Gioca un'ottima boccia il nostro, sì, nostro capitano Andrea Bagnoli. Va bene, siamo attorno ai 40 centimetri, siamo sempre sull'ultimo riquadro, perciò un'ottima boccia. Vedi, 40. Micone decide di tirare la boccia, non si fida dell'accosto. Liscio di Formicone. Liscio. Forse è uno dei primi lisci della giornata che ho visto. Fa notizia, quando sbaglia Formicone fa notizia. Differenza di molti che fa notizia quando prendono. Ora decide di accostare. Eh sì. E la boccia giocata sembra un ottimo punto. Infatti realizza realizza il punto. Appelo, appelo, però lo fa. Doppie le bocce. Boccia del punto per Bagnoli Andrea. Bravo tiro. Il nostro Andrea, anche se carica, sì, le carica tutte e due, però presi due, sì. Siamo con l'ultima boccia di Gianluca Formicone, vediamo cosa decide. Decide per l'accosto. Formicone gioca una boccia un po' corta rispetto, sì, al pallino. L'ha giocata proprio per siamo solo per prendere una boccia, ha giocato una boccia un po' tattica. Giusto. Ora per prendere. Vediamo. Attenzione, Andrea Bagnoli. Bagnoli. Forse vai sotto mano. Sfodere il suo sotto mano. Vai Andrea, la prende, la smezza, comunque è buono. La bocciata sale. Vediamo. Forse due sicuri. Due punti sicuri. Sì, sì, sì. Sembrano due. Due punti. Due punti, tre pari, quindi siamo sulla perfetta parità sul campo numero 2 tra Formicone Gianluca e Andrea Bagnoli. Nel frattempo al campo 1 ricordiamo che sta conducendo Manghi Roberto per 5-0 contro Prosarpio Paolo. Veramente molte persone oggi, adesso noi vediamo solo i due campi, ma c'è, ci sono persone, altrettante persone che guardano il campo 3 e il campo 4. Oggi pienone per la bocciofila Vigasio Villafranca. Grande manifestazione questa. Già la sua teniamo quarta edizione. Formicone la bocciata. Sì, dopo un ottimo accosto di Bagnoli, prende e porta via pulita. La boccia di Formicone sale, prende il punto, perciò torna all'accosto Bagnoli Andrea. Andrea si prepara di nuovo all'accosto. Vediamo che gioca una boccia leggermente altro aggiornamento dal campo 4. Comunque sempre un ottimo punto, dove Andreani nel vantaggio 3-2 su Paleari. Formicone tira, ha scaricato il pallino. Rimane punto di Andrea Bagnoli. All'accosto Gianluca Formicone. Gioca un ottimo punto. Boccia sì, è sola, appena fuori bersaglio. Saranno circa 16, dei 16-20 centimetri.
Errore ora di Andrea Bagnoli, sbaglia la prima boccia della partita, finora impeccabile, perciò tanto, va alla costo con l'ultima boccia. Tanto il campo numero 1 Prosarpio ha realizzato 3 punti, si portano su un parziale di 5-3. Aspetta che saluto un mio amico, ciao Dennis. Niente, il punto rimane di Gianluca Formicone e ha tutti i buoni propositi per realizzare 2 punti, visto che la boccia giocata da Andrea è leggermente larga. Sì, sempre una buona boccia, ma per diciamo Gianluca 2 punti per Gianluca Formicone, parziale di 5-3. E ora Formicone, solito gioco, siamo proprio all'inizio dell'ultimo riquadro, proprio sul segno dell'inizio dell'ultimo riquadro. Va l'accosto, ennesima buon accosto, ennesima buona boccia. Siamo attorno ai 35 centimetri, leggermente laterale rispetto al pallino. Andrea Bagnoli decide per l'accosto anche lui. Giocata bene, forse vediamo, con l'aiuto dell'appoggio entra, prende il punto. Sola, sì, tutto solo, boccia pallino, boccia del punto. Altro errore ora di tiraccio questo Gianluca Formicone, che ora sta pensando, sembra deciso per un'altra bocciata. Va ancora la bocciata, Gianluca Formicone la prende, la porta via pulita. Forse secondo punto, cioè secondo punto di Bagnoli, perciò Andrea decide allora per la bocciata, boccia del punto. Vediamo, sopra mano per Andrea Bagnoli, errore liscio. Peccato, questa era Alex, questa era una mano, buona, una buona occasione, un'occasione ghiotta. Probabilmente tirerà ancora vantaggio di voce, perciò di nuovo la bocciata Andrea Bagnoli, questa volta la prende, vediamo. Rimane, prende un punto. Nel frattempo su campo 1 vediamo che Manghi ha realizzato ancora un paio di punti. Vediamo. Si porta su un parziale di 7-3. Contro leggermente lunga la boccia di Formicone, però non c'è nessuna regola. Le partite sono iniziate circa di media da 20 minuti. Boccia del punto. Possono uscire prendendo anche un paio di punti, vediamo. Sotto mano. Bagnoli, Andrea carica col pallino. Scarica col pallino. Rimane, qualche rimpallo, sì, in fondo. Sì, un punto. Un punto. Va bene. 5-4. Bravo capitano. Parziale 5-4 per Gianluca Formicone. Ricordiamo il nostro capitano o capitano Bagnoli Andrea, della nostra mitica formazione di Gaggio Villafranca.
Ora andrà a tende a bocciata di Manghi sul campo 1. Andrea finora ha sempre scelto la posizione del pallino, sempre un po' laterale, laterale destro, circa un metro e mezzo dalla linea di partenza. Gioca un ottimo costo, boccia doppia, Formicone la bocciata, prende, forse rimane prima, vediamo lo gioco delle tavole, sì. Punto di Andrea Bagnoli, quindi ora vedremo Formicone Gianluca Lacosto. La boccia di Gianluca boccia giocata da parte di Gianluca, è un'ottima boccia, leggermente lunga rispetto al pallino. Ma vediamo, ti costringe, sì, su queste bocce ti costringono ad andare alla costo, perché aggiornamento campo 3, dove conduce Piovesan Federico 6-2 su Viscusi. Piccola sorpresa, tanto al campo 2 realizza un grande punto tra Bagnoli. Ottimo costo di Andrea, che costringe nuovamente all'accosto anche Gianluca. Non ha tante alternative. Ah, sì. Vediamo. La boccia di Gianluca giocata sembra un'ottima boccia, infatti realizza un grande punto. Giochiamo molto stretti sul campo 2. Come dico io ogni tanto, Massimo si pennella il campo 2. Si dipinge. Bagnoli alla bocciata. Può anche andare via. Brutto errore. Errore da parte di Andrea, c'è un vantaggio. Attenzione. Ora vediamo cosa decide di fare Gianluca, se lasciare valido la giocata o... Bene così decide. Sì, perché oltretutto... Oltretutto in fondo alle tavole non è messo bene, ne ha due, specialmente una boccia molto alta rispetto alle tavole. Quasi messo meglio Gianluca Formicone, il pallino... Si vede. Intanto il campo 1 parziale di 8-3 per Manghi. Però Andrea, il nostro capitano. Bravo Andrea. Recupera l'errore iniziale con un grande accosto. Prende il punto su una boccia praticamente a 3 cm dal pallino. Prende il punto e si mette ora in una situazione un po' particolare, infatti Gianluca è venuto a vedere il gioco più da vicino per regolarsi, per sta studiare guardando questa giocata. Guarda la boccia. Sì, forse per studiare un po' come risolvere questa giocata. Va al tiro, cercherà di prenderla sul fianco tira sinistro. Dichiara il secondo punto. Dichiara la boccia del punto. Che c'è punto, sì, ma il tiro è sulla sua, diciamo, un'alzatina. Sì. Bocciata lenta. Liscio. Passa di passa un centimetro. 5 pari al campo numero 2. Comunque i due giocatori ci stanno facendo vedere delle ottime giocate finora. Un bel quarto di finale questo. Al campo 2. A questo quarto Gran Premio Pannocchia d'Oro, organizzata dalla società Vigasio Villafranca.
Andrea si sta preparando l'accosto. Sì, nuovamente il pallino leggermente laterale, sempre attorno ai 60-70 cm dalla sponda laterale, sempre attorno. Grande boccia giocata da parte di Andrea. Metro e mezzo dalla partenza, gioca nuovamente un ottimo accosto. Bersaglio con pallino, boccia del punto per Gianluca Formicone, al tiro. Prende, sale un po' la boccia di Gianluca, sembra appunto preso. Attendiamo la dichiarazione dell'arbitro. Conferma da parte dell'arbitro. A vedere così sembra punto di Gianluca. Attenzione, dichiara invece di Andrea Bagnoli. Boccia. Sì, attenzione, anzi, vediamo. Chiede la verifica. Chiede la verifica, sì. Perché la boccia di Andrea Bagnoli ha tutto il pallino, però la boccia di Gianluca Formicone sale di più, sale circa un 50-60 cm dalla tavola, perciò in effetti non sono mica geometra per niente, l'avevo detto. No dai, un po' di fortuna dai, ci vuole insomma. Nel frattempo al campo 1 Prosarpio sta accorciando le distanze. Attendiamo la fine dello scarto al campo 1, dove Prosarpio realizza due punti, si porta su un parziale di 8-5. E ora nuovamente l'accosto Bagnoli Andrea. Gioca un altro buon accosto, siamo attorno ai 30 cm dal pallino. Gianluca al tiro, costretto al tiro, la prende, vediamo ora. Mi correggo, sul campo 1 Prosarpio ha realizzato 3 punti, quindi si porta su un parziale di 8-6. E ora forse è più da controllare, perché in questo caso sembra più verde. In effetti prima c'era poca differenza, c'era qualche centimetro. E ora la boccia di Andrea Bagnoli molto più alta rispetto a quella di prima, perciò così Gianluca Formicone va all'accosto. Gioca una boccia leggermente lunga, sposta leggermente il pallino, comunque tutto regolare. Spostamento regolare. Spostamento del pallino inferiore ai 50 cm, perciò giocata regolare. Andrea si prepara all'accosto. Ricordiamo che siamo intorno alla mezz'ora. Ha giocato ancora bene. Vediamo se scende un po'. Bravo Andrea. Bravo Andrea. Bravo capitano. Vediamo, prende il punto. Tutto solo. Vediamo ora, perché Gianluca sull'ultima boccia infatti saggiamente decide per l'accosto. Il tiro potrebbe scaricare sulla sua, sembra corta la boccia giocata da parte di Gianluca, sembra corta però sta ancora girando. È un corto lì, è un corto, è un corto. Il punto di Andrea Bagnoli, e allora ultima boccia per Bagnoli Andrea. Ricordo 5 pari, risultato 6 a terra per Bagnoli Andrea, questa volta è corta. Come si dice da noi, rimane dalla parte della raison. Un punto da parte di Andrea. Andiamo 6-5. 6-5, giusto Massimo? Partita veramente tiratissima. Una bella partita. Piccolo sassetto. Andrea sta tenendo la bocciata di Prosarpio Paolo sul campo a fianco. Ancora di nuovo il pallino per Andrea Bagnoli, sempre 60-70 cm dall'asse
laterale, appena circa un metro dopo il, la partenza, linea di partenza, e gioca di nuovo un altro buon accosto. Grande Andrea, veramente sta giocando bene, sta giocando alla pari con Gianluca. Bravo il nostro capitano. Ora Formicone alla bocciata. Liscio. Altro liscio. Altro liscio. Ci sembra strano vedere Formicone sbagliare, eppure capita anche lui. Guarda il campo, ma insomma va bene. Ancora la bocciata Formicone. Stavolta prende, carica il pallino, tutto in fondo alle tavole, punto preso di Gianluca Formicone, punto largo, pallino a circa un metro dalla tavola di fondo e a 30 centimetri dalla sponda laterale. Le due bocce invece si trovano sul lato opposto. Così Andrea Bagnoli all'accosto. Sono rimasto un attimo in silenzio, è stato leggermente a rischio. Noi del posto sappiamo che quella lì è una sponda un po' bastarda. Nel frattempo al campo 1 Proserpio ha quasi preso Manghi con il punteggio di 8-7. E ora Gianluca Formicone l'accosto leggermente lungo lo fa. Boccia di Andrea Bagnoli era attorno ai 70 centimetri del pallino. Punto 30 centimetri del pallino. Alla bocciata ora della Bagnoli, bocciata difficile, va, prende la sua, attenzione punti 2, attenzione punti 2. Vediamo, lascia buono, ci ha pensato. Anche se c'era poco da pensare. Butta questa mano, vediamo se riesce a coprire un po' l'errore. Gioca comunque. Buon accosto, scende un po', è corta, punto rimane. Siamo attorno ai 40 centimetri, 45. Decide allora Gianluca Formicone per l'accosto. Sembra giocata bene anche questa. Forse scende un po'. Ci aiuta, realizza due punti Gianluca con l'aiuto di 7-6 dell'appoggio della boccia di Bagnoli Andrea. Due punti 7-6 per Formicone. Sì, tendiamo ora gli aggiornamenti sugli altri campi. Scusi Luca, sotto 8-3 su Piovesan Federico del Giorgione Travillese. Sul campo 3, mentre di là Andreani conduce 7-4 su Paleari della Rinascita. Campo 4, ma torniamo ora con la nostra diretta, dove Gianluca Formicone gioca il pallino a 10 cm dall'ultima corda, pallino centrale, e gioca un accosto con una boccia a circa 35-40 centimetri. Andrea Bagnoli decide comunque di provare anche lui l'accosto. C'è. Ci può stare. Diciamo insomma che comunque Bagnoli Andrea sta cominciando ad essere giocatore di casa. Quante partite le ha fatte, anche grazie agli allenamenti, questa volta anche una leggera fortuna, ma comunque la forza c'è. Punto prende il punto, e ora Gianluca Formicone dichiara sì,
tiro leggermente difficile, vediamo il tiro col salto, la prende netta, prende una gran boccia, prende una gran bocciata, bravo Gianluca. Nel frattempo parziale sul campo 1 9-7 per Manghi Roberto. Andrea Bagnoli riprova l'accosto, la boccia sembra giocata bene anche questa volta, cioè, forse questa purtroppo, perché la scesa che prima era scesa sulla parte destra della boccia di Formicone, questa volta l'ha tenuta leggermente sopra, è scesa quel tanto di andare addosso alla boccia di Formicone. Ora copre anche il tiro, perciò è costretto dunque all'accosto con la sua terza boccia. Andrea Bagnoli, la forza comunque c'era anche con la prima boccia, gioca nuovamente un'altra bella boccia, bravo Andrea, preso il punto, bravo capitano. Chiede alcune informazioni Gianluca. Sì, rispetto alla sua boccia, la posizione della boccia di Andrea. Ancora il tiro. Prende, carica il pallino. Attenzione. Rimpallo un po' favorevole da parte di Gianluca. Leggera fortuna. Sai. Comunque diciamo che la boccia è stata colpita, quindi. Come dico sempre, non ho mai visto uno scarso aver fortuna. Esatto. Prima bisogna prendere e poi insomma la fortuna aiuta. Vediamo il nostro capitano all'accosto. L'accosto con l'ultima boccia di Bagnoli Andrea. Decide di accostare con l'aiuto della sponda laterale. Boccia giocata sembra leggermente corta rispetto al pallino. Vediamo. Realizza il punto anche se c'è un po' di margine, giusto Massimo? Punto e sembra punto e prima, scusate, sì. Sembra prima e punto, non ho visto la dichiarazione dell'arbitro, però da qua si è indicato, sì. E allora vediamo se saranno due punti per Gianluca, 9-6, due punti, peccato, ci scuserete un po' se a volte siamo leggermente di parte, insomma, però in questa gara, almeno in questo momento, abbiamo ancora un rappresentante della nostra società, siamo leggermente a favore suo, ma cerchiamo di essere più obiettivi possibile. Comunque gran partita finora, giocata alla pari, forse sono pesati leggermente qui piccoli errori di Bagnoli, sono costati di più rispetto magari agli errori che ha fatto Gianluca Formicone. Ora dopo un ottimo accosto di tiro regolare, sì, dopo un ottimo accosto di Gianluca Formicone, la bocciata Bagnoli Andrea, prende però, sposta leggermente il pallino, il suo va in fondo alle tavole, punto rimane di Gianluca Formicone attorno ai 70 centimetri, perciò Andrea Bagnoli decide di accostare. È buono, ottimo punto da parte di Andrea. Stiamo ora aspettano, perché sul campo 1 stanno attendendo la misurazione dell'arbitro, mi sembra prendere, se ne sta prendendo per la partita. Esatto, è una misurazione un po' importante. Tre punti due punti di parziale Manghi. Di 11-7 per Manghi. Manghi sul Proserpio. Forse questa se ne va. Se n'è andata. Ricordiamo che siamo a circa 40 minuti dall'inizio delle partite,
più o meno tutte le partite hanno, diciamo, hanno avuto una durata di circa 40 minuti a questo momento. La boccia giocata ora da parte di Gianluca sembra questa volta sembra giocata bene, realizza un ottimo punto. Sì. Aggiornamento degli altri campi, dove sul campo 4 Andreani sta vincendo 9-4 su Paleari, mentre il campo 3 leggero recupero. Bravo, di Viscusi Luca, però sotto ancora su Piovesan Federico 8-6. Nel frattempo al campo 2 ha realizzato una grande bocciata il nostro Andrea Bagnoli, realizza un ottimo punto. E allora ultimo costo per Gianluca Formicone. La boccia sembra corta, però attendiamo che si dai. Fermi. Dai. Che a volte sembra che abbiano il telecomando quelli di Formicone. Esatto. Con un piccolo acceleratore, con un po' di freno. Ora dai, vediamo il nostro Andrea. Una battuta per dire che comunque è un gran campione. Grandissimo campione Gianluca Formicone. Questa, anche quella di Andrea, sembra giocata corta. E non arriva, peccato. 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 9 a 7. Comunque 9 a 7. Qua Andrea manca da bere. Il fornimento. Vado, vai anche te Alex. Ora Bagnoli decide cambiare gioco. Gioco corto. Gioco corto. Siamo intorno a un metro dopo la prima corda, il primo riquadro, sempre laterale sulla sinistra, questa volta attorno ai 50-60 centimetri il pallino dalla sponda laterale. Va l'accosto Andrea Bagnoli. La boccia giocata subito. Sembra leggermente lunga, sì, però carica il pallino, spostamento regolare, inferiore ai centimetri 50. Gianluca Formicone si prepara la bocciata. Prende. Bocciata è presa. Sposta leggermente anche il pallino. Ora il pallino si è messo in una posizione un po' particolare. Siamo attorno ai 10 cm dall'asse laterale. Il punto sembra prima. Punto prima. Il pallino non è in un'ottima posizione. Va l'accosto ora Gianluca Formicone, infatti non si fida molto della sponda laterale. Sì, la gioca corta a 60. Nel frattempo al campo 1 stiamo attendendo un attimo. Sembra che non abbia vinto. Non ho capito bene, sì, cosa no, è successo no, no. Al campo 1. Lo so, vediamo. Sembra che abbia vinto Manghi, però no. Manghi Roberto vince il campo 1. La Fontanella di Piacenza 11 a 7. Risultato di 12 a 7 contro Prosarpio Paolo dell'Alto Milanese. E ora intanto il campo 2 sulla nostra diretta. Pallino di Gianluca Formicone, dopo che Andrea Bagnoli è dato l'accosto, un ottimo accosto. Formicone prende il pallino. Pallino preso e realizza due punti alle tavole. Grande bocciato da parte di Gianluca. Sì, infatti si stava parlando con Andrea, che comunque ha avuto anche fortuna, perché su un tiro così laterale, così il pallino in teoria avrebbe dovuto andare sull'altra sponda, invece è rimasto dritto, messo a terra due punti. Insomma, oltre alle qualità del giocatore c'è anche quel pizzico. Campo 4 finisce, tanto aggiornamento, vince Andreani Cristian dell'Alto Verbano contro Paleari della Rinascita di Modena.
Ora attenzione, vediamo, c'è una regola. Abbiamo capito bene cosa è successo. Sì, ha dichiarato penso il bersaglio, ha dichiarato il secondo del punto, la voce del punto. Allora, preso la nostra postazione sembra che si sia mosso tutto, ma forse eravamo un po' distratti. No, ma il primo, la prima boccia toccata era il terzo del punto, probabilmente era sola, non lo so. Vediamo un attimo nella ricostruzione del gioco. Sentiamo anche il pubblico un po'. E ora sì, peccato, si pensa che abbia tirato al bocio del punto, forse era sola. Stavamo dando l'aggiornamento sugli altri campi, abbiamo, diciamo, ci siamo persi la bocciata di Andrea. Il conto effettuato da parte di Scusi, sorpasso 9-8. Intanto sul campo 3 ci informano che Viscusi ha riportato una grande partita, si porta su un parziale di 9-8 contro Piovesan Federico. E al campo 2, dove c'è il nostro portacolore di Vigaso Andrea, rimangono 2 punti da parte di Gianluca Formicone. Ora Costo, che vediamo Costo, la quarta boccia corta giocata, due sembra punti. Corta 11. 2 punti a 7. Parziale di 11-7. Ricordiamo 47 minuti di gioco. Gianluca Lacosto, il pallino si trova sempre verso l'ultimo riquadro centrale, per lui sull'ultimo riquadro gioca nuovamente buono a Costo. Siamo sempre lì, 30 centimetri, 25, 30. Decide Andrea, prova la Costo anche Andrea. La boccia giocata sembra un'ottima boccia. Giocata bene. Bravo giocata Andrea. Bene. Bravo Andrea. Bravo capitano. Realizza un ottimo punto. Vediamo Gianluca la bocciata. Scarico di nuovo del pallino. Questa attendiamo. Volta. Questa volta, insomma, dai, giusto così. Pizzico di fortuna rimane da parte di Bagnoli Andrea. Rimane un ottimo punto da parte di Andrea Bagnoli, sì, circa la bocciata 30 di Formicone. Centimetri. Caricato anche il pallino, sceso tutte le tavole. Punto 25 centimetri. E Gianluca Formicone decide per l'accosto. Non è giocata male, anzi, forse scende un po', ma ottimo punto da parte di Gianluca. Sentiamo Gianluca anche sottofondo gli applausi del qualche pubblico. Applauso, timido applauso, perché attendiamo il nostro Andrea. Andrea dichiara la boccia del punto. Ricordiamo che anche se il bersaglio deve sempre colpire il pezzo dichiarato. Si deve muovere, sì, il pezzo dichiarato. Si muove in questo caso, rimpallo, rimane il punto terra di Luca Formicone. Punto di circa 50 centimetri, forse un po' di più adesso di dalle prestazioni. Ripeto, di là delle qualità di Gianluca Formicone, diciamo un pizzico di fortuna in più per il giocatore della Caccialanza. Sì. Perché non sta sicuramente demeritando Guagnoli Andrea in questa partita. Ora vediamo Andrea di nuovo l'accosto. Vediamo che la boccia giocata sembra giocata sembra bene, interessante. Forse è leggermente lunga. Leggermente lunga, vediamo forse se si appoggia.
Va bene, fa il punto. Bravo Andrea. Bravo Andrea. Resisti Andrea. Applausi. Vediamo Gianluca leggermente disturbato dai nostri spettatori. Ecco, infatti è talmente disturbato che fa un altro punto alle tavole con una boccia a 25 centimetri, fa il punto da tanto che era disturbato Gianluca Formicone. Forse adesso vediamo, bisognerebbe Andrea bastonarlo. No, vediamo dai, Andrea, scherzo, che dai, chiede... dai, ci sta un po' qualche battuta. Andrea chiede di visionare il gioco da più vicino. Bravo, a vedere il gioco, sì. No, no. Non ha tante soluzioni, Alex. Vediamo. Diciamo che abbiamo mezzo piede nella fossa, Massimo. No, dai. Cerchiamo di... vediamo cosa decide. Ci può stare anche il tiro, però poi vai in cerca un po' della fortuna e se riesce a caricare... dichiara boccia del punto, corpo unico, perciò va Pagnoli, tiro, prendo, carambola ancora, vince il Gianluca, perde il nostro Pagnoli Andrea, 12-7 scusate, contro Formicone Gianluca 12. Partita leggermente stregata, giocata bene dagli ambi giocatori, grande partita. Ricordo che nel campo 1 ha vinto Manghi Roberto contro Proserpio Paolo, e mentre al campo 4 vince Andreani contro Paleari, e stiamo attendendo ora l'ultimo quarto dove Luca Viscusi è passato ora in vantaggio 10-8 su Piove San Federico. L'ultimo quarto a disposizione, poi avremo i semifinalisti di questo quarto gran premio Pannocchio d'Oro. Sì, ora ci fermiamo un attimo, mandiamo un super spot per noi. A dopo. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Ok, siamo ritornati in diretta dalla bocciofila di Vigasio. Ora stiamo attendendo alle premiazioni dei nostri atleti che si sono classificati dal quinto all'ottavo. Prosarpio Paolo, quinto classificato a pari merito. Torniamo in diretta, stiamo facendo le premiazioni dal quinto all'ottavo posto e ora abbiamo appena premiato Prosarpio Paolo, premia un vecchio giocatore, giovane ancora, ma ciao. Andiamo a premiare ora il nostro capitano, un mio capitano, Bagnoli Andrea, che ha fatto un'ottima prova contro Gianluca Formicone. Esce sconfitto, ma comunque ottima prova del nostro Andrea. Premia Walter Vendrame. Ora altro giocatore premiato, Piovesan Federico del Giorgione Travillese, premia il nostro presidentissimo Pachera Gianpietro. Anche lui sconfitto da Luca Viscusi della Caccia Lanza, dove è stato in vantaggio per tre quarti partita, poi non è riuscito a portare a casa la vittoria comunque. E ora altro giocatore, Paleari della Rinascita Modena, premia Martini Andrea, componente del nostro direttivo, perciò premiato anche Paleari Diego. E dopo dunque le premiazioni, ancora qualche minuto e poi iniziamo le semifinali del quarto trofeo Pannocchia d'Oro, organizzata dalla SD Bocciofila Vigasio Villafranca di Verona. E ora iniziano così sulla corsia numero 1, gioca Andreani Cristian dell'Alto Verbano contro Gianluca Formicone di Caccia Lanza Milano, mentre al campo 2 Luca Viscusi contro Manghi Roberto del Fontanella Piacenza. Noi vedremo sempre sul campo 2, la nostra diretta sarà ancora sul campo 2, perciò Luca Viscusi contro Manghi Roberto. E ora andiamo con i giri di prova e poi
inizieranno le semifinali. Ancora un notevole pubblico ad assistere a queste semifinali, veramente oggi gran pubblico, molte persone, tanti appassionati che hanno assistito sulle corsie della Bocciofila di Vigasio a questo gran premio Pannocchio d'Oro, a questa grande gara giunta alla sua quarta edizione. In edizione abbiamo fatto anche, era una gara internazionale, ciò veramente sta diventando un appuntamento fisso per le gare elite riservate alle categorie A1A individuale. Da questa mattina il bocciodromo ha preso d'assalto ancora dai gironi eliminatori e ancora adesso quasi alle 6 di sera ci sono ancora molte persone che assistono a queste bellissime partite. Okay, stiamo attendendo la fine della prova campi da parte dei nostri semifinalisti. Ricordiamo che il campo 2 sarà il nostro campo principale della diretta, dove giocherà Luca Viscusi, neo campione del mondo con la bocciofila, per la bocciofila di Caccialanza di Milano, contro Manghi Roberto della bocciofila Fontanella Piacenza. Al campo 1 invece ci sarà Formicone Gianluca, anche lui per la bocciofila neo campione del mondo Caccialanza Milano, contro Andreani Cristian della bocciofila Alto Verbano. Fino ad ora il nostro pubblico sta resistendo. C'è ancora un buon afflusso di gente. Beh, perché insomma, diciamo che ci sono ancora delle belle partite interessanti da visitare. Stiamo assistendo da vedere più che da visitare. Sono già pronti al campo 1, dove abita Cassandrini Franco del Comitato Provinciale di Verona, mentre campo 1 sono già pronti per l'inizio della partita. Vediamo se decidono di attendere anche di partire insieme al campo 2, ma credo che non sia così. Niente, campo 1 inizia già la partita. Tempo al campo 1, come potete intravedere dalle nostre camere, sono già partiti con due belle bocce giocate da parte di Gianluca e anche da Andreani, dove ora Gianluca realizza un ottimo punto dopo questa bocciata. Al campo 2 siamo quasi pronti. Sì, stanno concludendo i giri di prova.
campo 1 realizza ancora un ottimo punto Andreani Cristian. Siamo quasi pronti al campo 2 per partire con la nostra semifinale. Renato Giordani è l'arbitro che arbitrerà la partita tra Luca Viscusi e Roberto Manghi. E andiamo. Iniziamo dunque la nostra semifinale in diretta. Siamo pronti al campo numero 2. Partirà con la giocata Roberto Manghi della Bocciofila Fontanella Piacenza. Ok, siamo partiti con Manghi e Roberto Laccosto. Gioca subito un ottimo punto. Eh sì. La boccia è doppia, sì. Attaccata al pallino proprio dalla nostra postazione, vediamo che sembra molto vicina, quasi appoggiato. Luca Viscusi al tiro. Bocciata, le bocce girano sulle tavole, prende Realizza il punto. Pallino sull'angolo sinistro, fondo le tavole. Boccia di Luca Viscusi, circa 60-70 centimetri. Laccosto ora, Manghi Roberto, il Fontanella di Piacenza. Al limite lo prende, prende il punto. Sembra anche doppia con il pallino, vediamo, forse è sola. No, proprio 13 centimetri e mezzo laterali da pallino, proprio giocano pari. Luca chiede qualche informazione all'arbitro di come è posizionata la boccia rispetto al pallino. Luca alza la boccia, la prende, bravo. Ottima bocciata da parte di Luca. Sì, la sfianca. Realizza giusta. Due punti per lui. Ed ora nuovamente l'accosto di Manghi e Roberto. Poi c'è giocata sembra leggermente corta. Giusto Massimo? Mi sa che ne lascia due. Rimangono due punti per Luca. Ne lascia due. Piccolo errore da parte di Roberto. Nel frattempo il campo 1 realizza il primo punto della partita Andreani Cristian. Ed ora con l'ultima boccia. Manghi adesso di nuovo l'accosto. Boccia giocata sembra leggermente bassa. Forza di forza c'è. Forse ne cancella almeno uno. E infatti rimane un punto per Luca Viscusi. Ma ancora due bocce a disposizione. Campo 1 parziale di 4-0 per Andreani Cristian della Bocciofila all'Alto Verbano. Mi sembra che abbia dichiarato il secondo del punto. Vediamo ancora di nuovo. La giocata non è regolare da parte di Luca. Sì, gli ha preso un po' di giro la boccia. Caricato la sua. Ora decide per accostare. Certo, ovviamente. La gioca poi alta. Vediamo, non arriva. Un punto comunque per Luca Viscusi. Intanto aggiornamento sul campo
1 dove Andreani trova in vantaggio 4-0 su Gianluca Formicone. Sta giocando veramente molto molto bene. Penso che finora abbia, questa partita abbia giocato la boccia più brutta a 15 cm dal pallino. Ora stiamo seguendo, torniamo sul campo 2 dove c'è stato, dopo l'accosto di Luca Viscusi intorno ai 40 cm, andato il tiro Manghi Roberto, la presa ma la prende di striscio, perciò la sua in fondo alle tavole, sposta la boccia di Luca Viscusi, la porta attorno ai 60 cm dopo il pallino, perciò va ancora l'accosto Manghi e Roberto e gioca un'ottima boccia, prende il punto, siamo attorno ai 42-43 cm dal pallino, diritto al pallino, e Luca Viscusi va così la bocciata, boccia del punto, prende, porta via pulita, presi forse due, sembrano due, vediamo se l'arbitro dichiara due punti. E ora Manghi va all'accosto con la sua terza boccia, questa leggermente bassa e anche leggermente corta, vediamo se ne arriva, vediamo la dichiarazione dell'arbitro. Prende il punto, così Luca Viscusi decide per l'accosto. Boccia giocata bene, prende il punto, rimangono ancora sempre i 40 cm. Mentre di là Formicone in un batter d'occhio recupera il gap portandoci subito sui 4 pari con 4 punti. Adriani ha lasciato un bertugio e Gianluca ha messo 4 punti, 2 ne aveva già a terra, 2 accosti, sempre 2 accosti nei 30 cm. Mentre di qua stiamo attendendo ora l'ultimo accosto di Luca Viscusi. E gioca un ottimo accosto. Sembrano due, più che sembrano, sono due. 2-1 per Luca Viscusi nel Caccialanza Milano contro Manghi Roberto, Fontanella di Piacenza. E ora all'accosto con pallino sull'ultimo riquadro, siamo attorno al metro 90 cm dall'ultima linea di gioco e gioca subito un'ottima boccia sola, leggermente oltre il pallino, perciò Manghi Roberto decide per la bocciata. Tiro, Manghi la prende, punto, prende anche il punto, boccia in fondo alle tavole, prende anche il punto,
Ricordiamo che sul campo 1 siamo su un parziale di 4 pari. Partita iniziata da circa 10 minuti. L'accosto di Luca. Scusi. Sembra sì, buono qua. Siamo attorno ai 55 centimetri dal pallino. Vediamo ora cosa decide Manghi, decide per la bocciata, lui che è un sottomanista. Infatti così è, va, attenzione. Liscio da parte errore. Di Roberto. Errore, perciò il gioco viene ripristinato, riguarda il vantaggio. Boccia di Manghi Roberto, nulla, pallino riposizionato nella... la posizione originale e torna alla costa ora Manghi Roberto con la sua terza boccia, sembra leggermente lunga. Vediamo, sì, fate così, sì, punto lunga. Primo. Attendono il tiro su una boccia corta da parte di Andreani. Tiro, la prende piena, non riesce a far gioco, ha tirato su una boccia corta per far gioco in fondo alle tavole, ma la prende talmente piena che non fa gioco. E ora altra giocata, boccia lunga, vediamo adesso c'è un vantaggio di ripristinare il gioco, ma tutto a posto. C'è stato uno spostamento, la boccia giocata da Manghi Roberto, percorso più di 50 sul tocco sia della boccia del punto di Luca Viscusi sia sul pallino. Comunque i due pezzi non hanno fatto 50, perciò si è andato a riposizionare il gioco iniziale. Attenzione perché sul campo 1 grande giocata di Andreani su un pallino che però rimpalla sulla boccia, poteva fare due punti Andreani, ne perde uno o comunque ne stava già prendendo uno. Questo gioco, oltre a essere bravi, bisogna essere anche fortunati. E finora diciamo che Formicone, oltre a giocare bene, anche quella botta di fortuna, diciamo. La chiami fortuna così? Sì. Stiamo suggerendo altre cose oltre alla fortuna, però io in diretta non posso dire altro che fortuna. Intanto vediamo che Luca qua mi stanno bevendo, realizza le birre a tradimento, si porta su un parziale di 5-0. Faccio fatica, ho solo due occhi, uno per il campo. Luca si prepara all'accosto, pallino sempre leggermente lungo. Vediamo Luca che gioca un ottimo punto. Dai, torna così. Boccia è circa 30 centimetri sulla parte laterale, diciamo, del pallino. Manghi Roberto prova a rubare il punto l'accosto. Gioca una boccia leggermente corta. Sembra preso, eh? Dalla mia postazione sembra preso. Adesso attendiamo la conferma dell'arbitro, che decide di... L'arbitro va alla misurazione. Un po' più accuratamente. Dai nostri monitor offerti dai nostri amici Andrea Gianni. Vediamo. È prima. Dichiara punto prima, punto ancora di Viscusi. Anche i geometri a volte sbagliano. Ora decide di tirare la boccia Roberto.
era un detto di un vecchio cinese, anche i geometri a volte sbagliano. Boccia è presa da parte di Roberto, che realizza sì, un punto perché adesso sicuro, c'è un bel punto. Un punto sicuro per i due, forse bisogna attendere una verifica un po' più accurata. Ah, ma sei costretto comunque a dare la bocciata, perché comunque è un punto a 30 cm, 27, perciò ti costringe la bocciata. Si prepara il tiro di sottomano. Sottomano, prende, la sua esce. Salgono, rimane punto di Roberto Manghi. Due punti di Manghi. Ed ora Luca Viscusi, l'accosto con la sua terza boccia. E gioca un'ottima boccia. Un'ottima boccia, perché la mette appiccicata al pallino. Costringe ora Manghi Roberto la bocciata. Attenzione, perché vediamo poi alle tavole come va. Il dalla punto nostra rimane... postazione sembra che il punto sia rimasto di Luca Viscusi. Gli è andata bene, perché comunque in fondo alle tavole. Ora chiede alcune informazioni sulla posizione delle bocce. Tira il quarto punto sulla sponda opposta a dove c'è il pallino, c'è la sua. Liscio, proprio la sbaglia di un niente. Luca decide una bocciata. Bocciata lenta su una boccia in mezzo al campo. Bravo, la prende piena. Piena, un po' sfortunato da questa bocciata. Parziale di 6-0 per Luca Viscusi. 6-0. Nel frattempo sul campo 1. Sono su un parziale di 6-4 per Gianluca Formicone. Diciamo che... Ma sta giocando molto bene Adriani. Sta mettendo... sta dando un bel filo da torcere. C'è sempre quel pizzico di fortuna favorevole a Gianluca Formicone, ma veramente, ricordo, al di là delle grandi qualità del giocatore. Luca Viscusi all'accosto, sempre a pallino abbastanza lungo. Sì, siamo sempre all'ultimo riquadro. Ora gioca una boccia corta, leggermente laterale, siamo attorno ai 60 cm, 65. Roberto Manghi all'accosto. Accosto. Gioca un ottimo punto. Preso il punto. Boccia appena fuori bersaglio, sarà circa molto dal pallino, molto probabilmente boccia del punto. Luca Viscusi si prepara la bocciata. Boccia di sopramano, tiro, prende. Realizza porta... due punti, visto il rimpallo favorevole alle tavole di fondo. E ora secondo accosto per Manghi Roberto. Boccia giocata, sembra ancora un'ottima boccia. Realizza ancora un'ottima il punto. Boccia. Sembra doppio, vediamo. Sola. Boccia, boccia sola. Boccia leggermente di là. Sì, passa tutto di là del pallino. Chiede qualche informazione, chiesto, Luca. Chiesto questo all'arbitro, se passava tutta la boccia, così è. Perciò l'alzerà leggermente, va e la prende pulita, bravissimo. Attendiamo che vediamo. Le bocce si fermino. Vediamo ora. Dalla nostra postazione sembrano tre punti da parte di Viscusi, però
Vediamo che Manghi non chiede. Da qua sì, vediamo. Manghi non chiede neanche la verifica. La boccia che ha giocato appunto Manghi Roberto è leggermente lunga, però realizza lo stesso il punto. Ora Luca chiede quanti punti sono le tavole. Luca decide di accostare. Nel frattempo al campo 1 siamo su un parziale di 5-6 per Gianluca Formicone. E ora all'accosto. Luca Viscusi realizza un buon punto e costringe Manghi Roberto all'accosto. Gioca un'ottima boccia Manghi. Attendiamo la risposta da parte dell'arbitro. Vediamo un po' indecisi i due giocatori. Sono dalla nostra postazione bocce. Sembra il punto prima, però sì, più arancione, vediamo. Invece il punto è arancione. Chiede verifica Luca Viscusi. Attendiamo ancora un momento. Sì, chiede nuovamente una nuova verifica Viscusi. Attenzione. Ah, ma adesso tocca. Attenzione. Prima l'arbitro ha dichiarato punto di Manghi Roberto. Ora ha chiesto la verifica Luca e il punto. Sì. Diciamo che adesso. Sì, però adesso muovendo poi ha mosso anche il pallino e adesso purtroppo sono un po' di. Perché adesso interviene anche il direttore di gara. Sì, interviene il direttore di gara perché c'è stato una verifica di Gianluca Viscusi sul. Diciamo Massimo che sarebbe bello se i giocatori lasciassero fare all'arbitro senza che loro guardassero. Ma forse Viscusi ha visto che non aveva preso molto bene, ne ha fatto riprendere. Perché quando è passato poi con la stecca per dichiarare ha mosso il pallino perché sembrava preso il punto, e solo che poi Manghi in questo momento si è un po' arrabbiato perché ha richiesto nuovamente l'intervento del direttore di gara, però adesso vediamo perché non secondo so me cioè, adesso il pallino l'ha mosso, non so se stiamo parlando a differenza di qualche millimetro. Secondo me adesso dichiarano punto pari e vediamo cosa succede. Vediamo. Stiamo ancora attendendo la decisione da parte dell'arbitro, c'è un po' di confusione in questo momento. Vediamo di aiutarvi anche da casa sulla decisione che stanno prendendo. Stanno discutendo un attimo, perché con la misurazione ha ribadito ancora che il punto era di Gianluca Viscusi, però vediamo. Infatti è come dicevo io, Massimo, lo scarto. Si ripete la giocata. Si ripete la giocata. Un po' per l'errore arbitrale, un po' per così. Diciamo che anche sul campo 1 stiamo vedendo che ci sono c'è
C'è un attimo, cioè, un momento abbiamo gli arbitri un po' in crisi qua, allora in questo momento della serata. Ore anche per loro, insomma, è comunque un tour de force anche per gli arbitri, perché dopo ore e ore. Comunque, se non sbaglio, 8-6 in questo momento al campo 1 per Andreani. Attenzione, attenzione. Vediamo cosa è successo. Ora torniamo con la nostra diretta. Punto di accosto, scusate, di Luca Viscusi, che gioca una boccia laterale 30 cm del pallino, e ora Manghi prende il punto, doppie le due bocce, pallino solo. E ora alla boccia, tiro, carica a casa sua, era quasi inevitabile, la boccia di Viscusi va fuori dal campo, punto rimane per Manghi Roberto, e ora l'accosto con la sua terza boccia, Luca Viscusi. Gioca un ottimo punto. Ottimo. Boccia giocata è appena fuori bersaglio, dopo, leggermente dopo il pallino, sarà circa 20 centimetri. Ora vediamo Manghi alla bocciata. Nel frattempo ricordiamo il parziale sul campo 1-9-6 per Andreani Cristian. Prende Manghi Roberto, punto rimane, punto preso. Abbiamo assistito intanto al campo in fianco una bocciata di Andreani, ancora di nuovo sfortunato nella bocciata. Diciamo che stiamo vedendo la fortuna, sta girando la dea bendata, sta baciando Gianluca Formicone oggi. Ancora un ottimo punto da parte di Luca Viscusi. Stiamo intendendo la bocciata di Andreani sul campo 1, dove tira ancora di nuovo il pallino e realizza due punti per Andreani. Ora Manghi alla bocciata. Liscio di Manghi. Liscio grave di errore Manghi. Qui. Giusto Massimo? Ah sì, perché... A quest'ora della partita. A queste ore della sera sono errori che pesano un po'. Però ancora una boccia in mano, può fare sicuri uno. Poi vediamo, la bocciata, la prende, attenzione, carica. Cambia la sua, mamma, attenzione perché ne può prendere, ne può perdere anche sicuri. Tre. Due sicuri. Due sicuri, dalla nostra postazione vediamo che ci sono due punti per Luca Viscusi. Il terzo punto è di Roberto Manghi, quindi parziale per 8-0. 8-0 per Viscusi. Forse stava meglio a tenere uno per Viscusi prima, la tornata prima. Nel frattempo al campo 1 Andreani si porta sul 10-6. Contro un Gianluca Formicone. Ricordo ancora grande pubblico queste ore, tribune tutte esaurite, bordo campo tutto esaurito, nei finestroni del bar tutto pieno. Siamo attorno ai 30 minuti di gioco delle due semifinali. Un nuovo buon accosto per Manghi dopo una boccia lunga 70 di Viscusi. Luca Viscusi alla bocciata, prende
realizza due punti. Ora Lacosto, Gianluca scusate Manghi, Roberto e Fontanella. Manghi, Roberto realizza ancora Piacenza. Un ottimo punto, altro punto. Vediamo Luca Viscusi, forse decide di accostare adesso. Diciamo che questo risultato 8-0 forse non rispecchia poi l'andamento della partita, perché partita giocata alla pari. Luca la bocciata. Oh. Prende. Carica il pallino. Attenzione, il punto rimane, attenzione, di Manghi, Roberto. Sì. Va sull'unica boccia fondo alle tavole di Manghi. Rimane un punto attorno ai 70. 75 dice l'arbitro. Nel frattempo al campo 1 sono sempre su un parziale di 10-6 per Andreani Cristian. Ci lascia per un attimo. Luca Viscusi decide di abbandonarci per un attimo. Manghi Roberto si prepara la bocciata. Bocciata. Potrebbe realizzare qualche bel punto. Vediamo l'esecuzione. Boccia piena. La prende piena. Vediamo adesso l'arbitro. Troppo preciso in questa occasione. Dichiara un punto preso per Manghi. Ci sono tutti i presupposti per portarci su un 8-2, cosa dici Massimo? Sì, insomma, anche diciamo che lo spazio c'è. Infatti decide per l'accosto. Perché comunque la boccia giocata sembra possono essere buona. Due punti. Cioè, leggermente sì, lunga rispetto al due pallino, punti. Comunque realizza due punti. Perciò 8-2 accorcia leggermente il gap. 8-2. Stiamo attendendo il rientro di Luca Viscusi. Nel frattempo nel campo in fianco abbiamo assistito una bocciata di Gianluca Formicone, dove ha colpito, sì, caricando il pallino, ha fatto uscire il pallino, perciò gioco nullo, si ripete. Quindi, in questo istante al campo 1 stanno ripetendo la giocata, sono sempre sul parziale di 10-6 per Andreani Cristian. Intanto il nostro Roberto Manghi gioca un ottimo punto. Boccia è sola. Pallino in zona della partenza. Laterale di destra. Torno ai 40 cm dall'asse laterale. Luca Viscusi decide sembra di lunga accostare. Questa, eh? Sembra lunga, però. Se non si aiuta con la boccia. Sposta il pallino. C'è lo spostamento forse della sua boccia, oltre i 50. C'è un fatto vantaggio. Così è. Sì, vantaggio. Pallino ha fatto meno di 50, invece la boccia giocata data oltre 50 cm dalla posizione del pallino, perciò viene rimesso a posto il pallino. Luca Viscusi si prepara la bocciata, decide di bocciare a questo punto. Boccia è presa. Prende la boccia. Forse l'ha avvicinata un po' di più di prima. Sì, la mette poi in condizione peggiore di prima, perché ora ha il pallino completamente davanti. Ora Luca decide di provare all'accosto. Questa volta gioca un ottimo accosto. Forse scende un po' sfortunato dalla sponda laterale. Scesa con la pendenza. Decide ancora per accostare. Non ha tante altre soluzioni se non anche questa. Sembra giocata bene, adesso vediamo quando perde la forza. Scende ancora un po'.
quel punto sembra preso dalla nostra postazione. Ora attendiamo la Vediamo. Verifica dell'arbitro. Qua la misurazione d'arbitro. Stiamo attendendo ancora. Ecco. L'arbitro chiede l'intervento del direttore di gara o del commissario per una misura un po' più precisa. Chiama. Visto, anzi no, diciamo che si sta arrangiando lui. Sì. Ne prende con un compasso. Sì, sono molto vicine. Stiamo parlando di differenze di qualche millimetro, perciò su boccia è attorno ai 16-17 centimetri. Punto è di Luca preso. Viscusi. Prende il punto Viscusi. Chiede a Roberto Manghi se boccia la boccia del punto sola. È solo o doppia. Tutto solo. Dichiara la boccia del punto. E va alla bocciata. Manghi. Bocciata presa, realizza un punto. Sì. Intanto Bravo. Sul campo 1 Formicone accorcia leggermente le distanze, si porta sul 10-7. Manghi Roberto dichiara il secondo punto. Tira il secondo punto, ne può fare molti. È svantaggio. Cerca una giocata da tanti punti, visto ora, che sì. Si trova un po' in svantaggio. Prepara la bocciata Roberto. Bravo. Tira, prende. Attenzione. Sono 4. 4 punti, sono parziale 4. Di 8-6. Recupera bene, questo è una mano importantissima per Manghi Roberto, perché recupera il gap iniziale. 8-6, si rimette praticamente in partita in questo momento. Grande, grande giocata. Ritorno in corsa per la finale. Ricordo che sono 36 minuti di gioco di queste due semifinali. Veramente semifinali sul bilico, no, perché anche di Laura siamo 17 per Andreani. Non possiamo dare nessun pronostico, perché veramente semifinali Cardio Parma. Vediamo ancora di sfuggita al campo 1. Delle carambole a favore di Formicone. Sì. Formicone un po' fortunato quest'oggi, però giustamente la classe del giocatore c'è, quindi intanto vediamo un Roberto Manghi che gioca una boccia leggermente lunga, comunque sempre nei dintorni dei 50 centimetri, quindi giocata regolare. C'è. Nessuna regola. La boccia sembra doppia. Doppio come pallino. Vediamo Luca Viscusi. Va al tiro. Cerca di forzare la giocata con un sottomano. Attenzione. La giocata è nulla. Errore. Dichiarato la boccia del punto, non si è mossa. Quindi sì. Vantaggio. Boccia ha nulla. Ha colpito solo il pallino, senza colpire la boccia, perciò. Intanto nel campo in fianco vediamo un liscio di Formicone. Partita un po' in bilico. Attenzione, altro liscio. Altro liscio da parte di Luca Viscusi. Sembrava una partita a senso unico, invece... Sì, 8-0 sembrava già finita, e invece... Pallino, ora. Vediamo. Può ancora risolvere il gioco. Pallino, altro errore da parte di Luca, il giocatore della caccia alla lanza. Sembra andato un attimo in crisi. Dichiara ancora il pallino. Dichiara il pallino, tirerà probabilmente per farlo L'unico uscire. L'unico salvataggio per lui è di farlo uscire dal Infatti campo. Tira
per ripetere la giocata, però questa volta lo prende e realizza un punto di circa 2 metri più o meno. Attenzione, perché di là Andreani c'è il tiro della partita, il pallino della partita, se lo prende lo manda all'altra parte. Attenzione, tiro, pallino, lo prende, niente, sembrava, forse adesso noi non abbiamo visto, probabilmente ha toccato l'asse. Sembrava un gran tiro da parte di Andreani dove ha rischiato la partita, invece ora l'accosto di Manghi, Roberto, il fondo alle tavole dove gioca l'accosto. Parziale a campo 1-10-8 sempre per Andreani. Cristian, infinite queste semifinali, veramente all'ultima boccia giocate. Ora molto probabilmente Manghi, Roberto, si porterà sul 9-6. Sì, diciamo che ci sono tutti i presupposti. Sì, fai, poi Luca lascia, non lascia neanche giocare. Altra boccia. 9-6 per Manghi, Roberto. Per Manghi, Roberto, sorpasso, che passa in vantaggio dopo essere sotto 8-0. E ora parziale 9-8 con 2 scarti, 7 punti, 2 scarti, ricordo, perché 4 nella tornata prima e 3 di adesso sono molti, sono molti. Tanto nel campo a fianco ricordiamo sempre un parziale di 10-8 per Andreani. Ora Maghi sta attendendo che Formicone giochi l'accosto per, diciamo, non essere di fastidio uno con l'altro alle battute finali questa, di queste due semifinali. Accosto su, sul pallino sul secondo riquadro appena dopo la partenza laterale 80 dall'asse laterale. Al momento Roberto Maghi ha rimontato una gran bella partita. Sì, Alex, veramente. Luca Viscusi di nuovo la bocciata. Prende. La prende. La sua esce dal campo. Perciò il punto rimane. Rimane punto di Andreani e sì, scusate, di Manghi Roberto. Ora l'accosto di Luca Viscusi. Boccia di Luca, sembra giocata bene. Sì. Un'ottima boccia. Ottima. Circa 14-15 centimetri dal pallino. Roberto decide di bocciarla. Nel frattempo al campo 1, non so se si riesce a vedere dalle. Liscio. Vediamo, perché dichiara boccia del punto di là sul campo 1. Grande giocata adesso, prova una giocata, peccato, prende, Roberto Manghi si sta preparare, si sta per preparare la bocciata, prende. Attenzione, attendiamo che si fermino le bocce. Vediamo l'arbitro, sta attendendo. Un po' indeciso. Sì, visto, chiama anche, la palla. Visto anche l'episodio di prima, non si fida tanto. Adesso diciamo che siamo a un punto della partita dove fondamentale essere sicuri, fondamentale dichiarare anche per non dare alibi ai giocatori di qualche imprecisione, perciò si va più semplice così. Punto di Luca Viscusi. Manghi Roberto si prepara l'accosto, gioca la sua ultima boccia. Manghi Roberto
mentre Luca Viscusi ha ancora due bocce a disposizione, gioca un buon accosto laterale. Nel frattempo al campo 1 vediamo che Gianluca Formicone non realizza il punto. Ma lo vende. Ah, sì, lo vende. Punto quindi... da terra suo. Da andare a 10 pari si ritrova a 11-8. Brutto errore questo di tanto Luca Viscusi, la bocciata. Torniamo sulla nostra tanto di colore da parte di Luca, grande bocciata. Sì. Sotto, dopo due tentativi di sottomano andati non andati bene, in questo caso lo fa. Presi 3, 11-9, perciò altro leggero strappo di Luca Viscusi, che dopo un impasse di un paio di mani aveva subito il ritorno di Manchi Roberto, ora ritorna in vantaggio, 11-9 con una gran bocciata di sottomano, cambio colore per lui. E ora l'accosto Luca Viscusi, Gianluca Viscusi, Luca Viscusi gioca un ottimo punto a quest'ora, è un'ottima boccia. Sì. Nel frattempo al campo a fianco vediamo Gianluca Formicone dove ha lisciato il primo pallino. Stiamo attendendo la seconda bocciata nel campo a fianco dove Gianluca Formicone. Vediamo. Preso la boccia, carica quel pallino in fondo alle tavole. Punto rimane di Luca Viscusi. Sì, c'è stato un rimpallo anche in fondo alle tavole che ha permesso di rimanere punto a terra di Viscusi. Ora il pallino dista dal fondo Roberto tavola intorno ai 70 centimetri, boccia del punto attorno agli 80-75. Roberto va all'accosto, si aiuta un po' con la tavola laterale. Sì, sembra boccia giocata, sembra corta, però vedo che sta ancora girando. È al limite. Siamo al limite, siamo al limite. Siamo al limite. Attendiamo una risposta da parte dell'arbitro. Vediamo i nostri monitor di servizio. Punto sembra. Chiama il metro. L'arbitro della partita. Vediamo, stiamo attendendo la misurazione. Per me sembra più di Manghi. Vediamo. Il punto è preso da parte, punto di Roberto Manghi. L'ho detto io. Preso il punto. Nel frattempo al campo 1 Gianluca Formicone ha chiesto un attimo il tempo dopo la bocciata che ha appena fatto, forse ha accusato un leggero strappo, adesso vediamo. Nel frattempo Luca Viscusi realizza il punto. Ora i punti sono due perché Viscusi con l'accosto ha mosso il pallino e ha permesso così di prendere due punti. Prende benissimo. Bocciata, il pallino torna indietro. Punto è preso. Prende il punto. E anche sul campo numero uno
Formicone Gianluca ha preso il punto. Andreani l'ha bocciata e Andreani vince. Attenzione, campo 1, grande bocciata di Andreani, che vince l'incontro contro Gianluca Gianluca Formicone 12-8. Ma torniamo ancora sul campo 2, dove si sta ancora giocando. 11-9, 51 minuti di semifinale per Gianluca Formicone e Andreani Cristian. Luca Viscusi va all'accosto, gioca un'ottima boccia, siamo sui 20 centimetri laterali, leggermente prima del pallino. 11-9 per Luca Viscusi e Manghi decide all'accosto. Manghi decide per l'accosto, non ha altre alternative se non di prendere il punto e di sperare. Poi la boccia sembra leggermente lunga, infatti è così, se ne va. Attenzione, se ne va, vince Viscusi della Caccialanza Milano 12-9 su Manghi Roberto del Fontanella di Piacenza. E perciò la finale sarà tra Luca Viscusi del Caccialanza Milano contro Andreani Cristian dell'Alto Verbano. E ora un momento di pausa, super spot per noi, a dopo. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Allora, siamo giunti alla fase finale del quarto Gran Premio Pannocchia d'Oro, organizzato dalla bocciofila Vigaso Villafranca, dove al campo 2 giocheranno Andreani Cristian della bocciofila Alto Verbano contro Viscusi Luca, bocciofila Caccialanza Milano. Ricordiamo inoltre che sabato 10 novembre ci sarà l'incontro di campionato tra la bocciofila di Vigasio, giocherà contro la Caccialanza di Milano, che è la neocampionessa del mondo. Siamo in attesa dei due giri di prova a campo e poi partiamo con la finale. Bene, siamo pronti per la finale del quarto Gran Premio Pannocchia d'Oro. Ora attendiamo il sorteggio da parte dell'arbitro per vedere chi comincia per primo questa finale. Parterà per primo, se non ho visto male, Andreani Cristian. Della bocciofila Alto Verbano, gioca un ottimo punto, buon inizio di partita. Bisogna essere buono e vasalo. Ok, ci siamo.
Ma cosa mette sempre stesso vaso? Stiamo attendendo alla decisione che prenderà Andreani Christian. Decide di tirare la boccia del punto, fa una specie di alzatina, un tiro piano, aiutandosi con la tavola laterale, un po' sfortunato in questa occasione. Non la prende. E allora siamo con l'ultima boccia di Andreani, che decide per l'accosto. Vediamo il pallino fondo le tavole sull'angolo sinistro, appoggiato a tavola di fondo, punto attorno ai 40 centimetri, la gioca corta. E ora Viscusi, con due bocce a disposizione, decide per l'accosto nuovamente. Sembra giocata bene. Vediamo, sembra no, infatti così è. Punto comunque sempre di Luca Viscusi, che ora va all'accosto con l'ultimo boccia a disposizione. Vediamo Luca Viscusi all'accosto. Sembra corta anche questa. Così è. Un punto per Luca Viscusi. 1-0. Appena iniziata la finale del quarto Gran Premio Pannocchia d'Oro. Gara riservata alla categoria 1A. E ora sceglie il pallino all'inizio dell'ultimo riquadro. Buon punto. Gioca da parte di Luca. Cioè, un accosto leggermente laterale, attorno ai 40 centimetri. Andreani decide di accostare. All'accosto Andreani, bocce bianche per lui. La boccia sembra giocata bene. Infatti sì. Realizza prende il punto. Il punto sola. Luca Viscusi. Boccia sì. Del punto. Si prepara per la bocciata Luca Viscusi. Fa la bocciata. Viscusi. Sopra mano. Prende. Porta via pulita. Prende il punto. E ora decide per, visto che il secondo punto è suo, decide per la bocciata. Prende la boccia, sono un po' dei rimpalli a fondo tavola. Comunque punto, prende il punto Andreani, 1. E torna all'accosto Luca Viscusi, della Cancellanza di Milano. Boccia leggermente corta, cortina circa 60 centimetri. Andreani decide di tirare lo stesso, sì. Anche se è un punto un po' largo, diciamo, però carica la sua boccia. Occhio. Carica la sua boccia. Vediamo cosa succede. Fondo alle assi quasi. Rimane punto di Luca Viscusi. Forse sono un po' due. Sfortunato in queste bocciate. Anche nella partita di prima contro Gianluca abbiamo visto qualche rimpallo a sfavore di Andreani. Allora torna all'accosto Andreani Christian, la sua ultima boccia. Gioca un ottimo accosto leggermente laterale e va, sì, penso sì, va sotto mano
Viscusi, tiro di Viscusi, liscio. Liscio, parità, parità, uno pari. Siamo ancora nelle fasi iniziali, c'è ancora un po' di studio tra i due giocatori. Ricordiamo, deve ancora, che sono in gioco dalle 9 di questa mattina, quindi magari un po' anche la stanchezza si fa sentire a quest'ora, anche se abbiamo assistito a delle belle partite fino ad ora. Un po' di stanchezza, la pressione della finale, comunque sono giocatori abituati a questi tipi di questi incontri, ritmi. Sì, questi ritmi, questi tipi di incontri. Dopo l'accosto di Andreani va la bocciata di Scusi, carica il cappellino, va tutto a fondo alle tavole, rimane punto a terra di Andreani. Cristian, punto stretto, praticamente doppia con il pallino, fondo alle tavole, pallino stacca circa 10-12 centimetri dall'asse di fondo, la boccia invece è praticamente appoggiata all'asse qualche centimetro. Alla boccia, tira la boccia, boccia lenta, attenzione, scende troppo, la sbaglia, tira ancora, nuovamente ripete il tiro, questa volta la carica bocciata leggermente di più, attenzione, la giocata è valida. Giocata valida perché doppia con il pallino, Luca prende prima il pallino, però poi con il ritorno di tavola Luca decide di tirare ancora la boccia del punto. Sono, fermo che lo prendo io, c'è un insetto che disturba un attimo. Bocciata lenta da parte di Luca. Errore. E ora tre bocce in mano per probabilmente tirerà il secondo del punto. Così è. Va al secondo del punto Andreani. Suo tiro. La prende. Grande bocciata da parte di Cristian. Sì. Prende a fianco, il fianco punto giusto. Mette a terra due punti. E ora può chiudere lo scarto con 4 punti. Sembra leggermente corta, ma arriva comunque. Terzo del punto, circa a 1,20 m, 1,30 m, perciò non ci dovrebbero essere problemi per accostare due bocce a disposizione. Così è. 4 punti per Andreani Cristian, 5-1 il parziale di questa finale. E ora piccolo strappo di Andreani. Stiamo entrando nel vivo della finale, nella fase centrale, momento topico della partita, della gara in generale. E ora l'accosto di Andreani Cristian con il pallino giocato circa 2 metri, 1,80 m da linea di partenza, gioca una boccia circa 40 centimetri, leggermente laterale. Sempre un buon accosto. Sì. Comunque un buon accosto. Ora vediamo Luca. Luca decide per l'accosto anche lui. Boccia giocata sembra leggermente corta, però vediamo se arriva. Sta ancora se girando. Arriva. Forse arriva. Sì. Punto preso. Arriva. Come si dice da noi, con la lingua fuori. Andreani si prepara la bocciata.
La bocciata, Adriani la prende. Ottima bocciata da parte di Cristian. Pulita. E di nuovo l'accosto. Luca Viscusi. Ancora. Questa. Siamo ancora al limite. Forse questa non arriva. Infatti. Infatti. Si appoggia alla boccia di Andreani, perciò toglie la possibilità anche del tiro, del punto, costringe, chiede qualche informazione all'arbitro, boccia del punto, toccano. Visto che le due bocce toccano, boccia del punto, tiro, prende, bocciata per Luca, sì, giusto, la bocciata, punto preso, tre punti, però, va bene, insomma, siamo in vantaggio, Andreani in vantaggio di bocce, perciò facilmente, sì, facilmente un ottimo punto, va la corsa, ottima boccia, leggermente corta, comunque siamo sempre attorno ai 60 centimetri. E ora l'accosto Luca Viscusi, questa volta realizza, gioca, realizza il punto, un ottimo accosto, sola, sono attorno ai 15-16 centimetri, volo, vediamo, volo la boccia del punto per Adriani. Cristian va, prende, carica il pallino. Attenzione, persi tre punti. Incredibile. Sfortuna, perché tirato per non caricare il pallino, e invece l'ha presa talmente bene o male, come si vuol dire, come si vuol vedere, la giocata. Fatto sta che il pallino va a fondo le tavole, va proprio nella direzione delle bocce, la porzione di campo dove c'erano solo le bocce di Luca Viscusi, e permette così a Luca di rientrare in partita. Ora siamo in parziale 5-4 per Andreani e Cristian. Possiamo dire che comunque già da alcune partite Andreani oggi, diciamo che la fortuna non è stata proprio dalla sua parte, perché anche con Gianluca Formicone ha avuto 2-3 bocciate dove doveva contare, e invece per sfortuna non gli è andata bene, poi in realtà è riuscito a portare a casa comunque l'incontro. Attendiamo la misurazione dell'arbitro. Sì, ora su una boccia attorno ai 55-60 cm lunga di Viscusi, Andreani gioca una boccia leggermente corta e l'arbitro va alla misurazione, prende punto, il punto preso di poco, ma comunque prende, è costretto alla boccia Viscusi, boccia del punto per lui, liscio di Viscusi, e sembra intenzionato ancora il tiro. Tiro, prende, lo smezza, boccia in fondo alle tavole. Due punti per lui. Andreani ora all'accosto. La boccia giocata sembra buona. Sì. Forse leggermente lunga, però, sì, però costringe comunque, buon punto, dai, costringe Viscusi all'accosto, perché ha la sua sottocarica e non può far altro che andare all'accosto. Boccia di Luca sembra giocata bene, giocata bene anche la boccia di Viscusi, leggermente lunga anche la sua, va lungo, non trova l'appoggio del pallino o della boccia come forse cercava di giocarla, e ora rimane il punto di Andreani.
visto come sta giocando Andreani in queste ultime, nei quarti sia in semifinale, può fare diversi punti in questa mano, e infatti ne mette a terra già il secondo punti. E ora va all'accosto con l'ultima boccia, potrebbero essere tre i punti, vediamo. Ultimo accosto di questo scarto, è giocata bene anche questa, tre punti, 8-4 parziale, 8-4, bravo, perché questi sono punti importanti quando rimani con le bocce in mano, riesci a realizzare più punti possibili. Sempre un bel segno, vuol dire che ci sei, ma l'ho visto tutto oggi che sta giocando appunto impeccabile. Infatti dicevo poc'anzi che insomma come sta giocando, appunto per lui lo spazio c'era. Diciamo che anche a tiro sbagliato poco, forse è stato molto sfortunato. Sì, più sfortunato ho visto più sfortuna che errori da parte di Andreani oggi. Ora gioca un punto leggermente lungo. Comunque sempre una buona boccia, anche se mi scusi, va l'accosto. Gioca un'ottima boccia, prende il punto, doppia con pallino. Chiede Andreani quanto stacca, sì, la boccia che ha giocato te, lui. Sì, il suo punto trova qua. Sembra che abbia dichiarato il pallino. Liscio. Allora, non so se aveva dichiarato il pallino o la boccia, perso un attimo il contatto con la realtà. Ripete la giocata che non ho capito che giocata vuole fare. Vediamo. No, aveva tirato la boccia. Sì, la boccia. Punto preso. Nel punto. Però rimane con una boccia sola. Mentre Luca Viscusi ha tre bocce a disposizione. Va all'accosto. Boccia giocata sembra leggermente lunga. Eh sì. Se non si appoggia, si appoggia leggermente la sfianca. Regolare. Giocata regolare, punto prima. Dato lungo. Qualche errore ora di Viscusi. Sia prima sulla bocciata, ora sull'accosto. Era importante qui prendere il punto. Mettevi in difficoltà sicuramente l'avversario. Ora di nuovo l'accosto, in questo caso lo fa bene. Bel punto da parte di Luca. Siamo a 20 centimetri circa. Vediamo ora cosa decide. Deciderà molto probabilmente per l'accosto. Anche perché in fondo alle tavole il punto è di Luca Viscusi. Perciò non ha... Sembra un'ottima boccia giocata. Forse leggermente lunga, vediamo. Molto vicine le bocce. Punto sembra prima. Dalla nostra postazione il punto sembra, vediamo, ancora di Luca Viscusi. Ora attendiamo la conferma da parte dell'arbitro. Vediamo cosa dice. Io dico prima da qua, però... Invece ci siamo sbagliati, Massimo, il punto è preso. Geometra in ferie, è in ferie geometra. Luca la bocciata di sopramano, preso, pulito, bravo Luca. Pulita. Parziale di 8-5. Sono intorno ai 20 minuti di partita. Stiamo assistendo a una buona finale. Sì. Ora pallino lungo. L'ultimo riquadro. Per Luca Viscusi che va all'accosto.
ricordiamo 5 per Luca, 8 per Christian, questa finale del quarto Gran Premio Pannocchia d'Oro. Boccia leggermente corta da parte gara, di Luca. Sì, gara che ha visto partecipare 144 individualisti un po' da tutta Italia. Grande manifestazione. Una buona affluenza di giocatori, buona affluenza di pubblico. Vigasio non tradisce mai da questo punto di vista. Andreani prende il punto. Luca chiede quanto deve essere passata la sua boccia quanto, giocata. Sì, quanto manca per prendere il punto. Per realizzare il punto. L'arbitro dà l'informazione di 35 centimetri. Perciò va a costo. Ora vi scusi Luca. Boccia. Fatta bene. Infatti. Attenzione. L'arbitro dichiara prima. Forse se non la prendeva forse arrivava giusta. Sì, 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 no, la forza c'era. La forza comunque c'era, a quel punto era meglio Luca sbagliarla. Scusa la bocciata. La boccia del punto con la sua terza boccia. Tiro, prende. Preso. Realizza due punti. Due punti per lui. Ma in mano ha una boccia. Ora Adriani Christian attende un attimo, ci pensa un po'. Prima di giocare la boccia. Vediamo cosa decide di pallino. Tirare il pallino. Pallino. Un bel tiro. Attenzione. Pallino. Liscio. Errore. Di poco. Liscio di poco. Errore. Non lo so. Si è fatto bene prendere questa decisione. Sì, giocava, è vero che giocava per la partita, però insomma, comunque vi scuso un'altra boccia, non è detto che il pallino poi vada dalla parte dove c'è la porzione di campo dove c'è la boccia di boccia prende sua. Prende il punto. Ora vediamo Luca Viscosi comunque, che sicuramente così ha deciso. Sicuramente decide di tirare, sì. Infatti così. Boccia del punto per Luca Viscusi. Al tiro. La prende. Pulita. Bravo Luca. Porta via bocciata. Pulita. L'alza. Tanto che basta per non caricare il pallino. Per costringere così Adriani Christian a un nuovo accosto con l'ultima boccia. Sembra giocata bene anche questa. Infatti così è. Realizza un buon punto. Bravo Adriani. 9-5. 9-5. Diretta 9-5. Ora pallino in mano a Adriani Christian che gioca sull'ultimo riquadro, circa 2 metri dalla linea, dall'ultima linea, posizione centrale, va l'accosto, la sua prima boccia, leggermente corta, cortina, quasi un metro. Forse un po' meno, 80. Perciò Luca Viscusi va all'accosto anche lui. Gioca bene. Punto preso. Chiede Christian quanto deve essere spostata la sua boccia, sì, giocata in precedenza per realizzare il punto. C'è una differenza tra le due bocce di circa 30 centimetri, 25. Questa è giocata con più forza. Attenzione. Questa boccia sembra leggermente lunga. C'è un po' di discesa. Infatti, attenzione. Così è. Attenzione. Se ne va. Punto prima. L'ho vista quando è passata di qua. L'ho vista che era leggermente lunga. Poi oltretutto c'è una leggera pendenza, una leggera discesa.
Boccia al punto. La terza boccia. Prende. Preso. Presi due, presi tre, diciamo, va bene, insomma, comunque. Si torna con l'accosto di Luca Viscusi. E va. Giocata a filo. Tocca la sua, passa. C'è vantaggio per lo spostamento. E la sua ha percorso più di 50 cm dopo il tocco della boccia di Andreani. Ora vediamo se decide di accostare o se sì, tenta. In teoria va all'accosto, così è. Perché poi diciamo che cerca di limitare i danni di sì, questo scarto. Sicuramente gioca per perdere un punto, gli va larga, discende un po' da questa parte, neanche leggermente corto. Attenzione. Brutta tornata questa per Andreani, che non ha giocato sicuramente come di solito sa fare. Lascia dello spazio a Viscusi per accostare il secondo punto, mettere a terra due punti. E ora andrà con la sua ultima boccia. Può veramente accorciare di molto. Vediamo, sembra giocata bene anche questa boccia. Tre punti, 9-8 per Adriano e Cristian, perciò recupero, riduce ora il gap. Ricordiamo due partite adesso. Ricordiamo che la partita è iniziata da circa 29 minuti. E si fa interessante ora. Parziale di 9-8 per Andreani e Luca Viscusi è pronto per un nuovo accosto. E adesso cominciano a pesare le bocce, a scottare. Pallino giocato molto bene, bene anche questo accosto. Molto lungo rispetto alle precedenti giocate. Sì, hanno deciso tutti e due di giocare sull'ultimo riquadro, quasi al limite dell'ultima corda, circa un metro prima, e questa è la distanza che hanno deciso tutti e due i giocatori. Andreani decide di accostare al punto, anche se la boccia di Luca, a mio parere, è una gran bella boccia. Ma magari io avrei preferito tirarla. Infatti, guardate qua. Ecco. Prende il bravo punto. Bravo Cristian. Punto preso, doppia. Doppia, col pallino. E ora cercherà di alzarla per portarla via netta. Così è. La salta. Errore da parte di Luca. Allora. Chiede con informazioni quanto stacca il pallino dalla boccia. Boccia è di là del pallino. Decide di tirarla ancora. Tira ancora la boccia del punto. Pulita la boccia. Questa volta pulita. Rientra anche. Bella bocciata da parte di Luca. Anche la boccia. Adesso attenzione, perché la boccia di va ancora all'accosto. Andreani, Cristian. Ora mi scusa, è l'ultima boccia a disposizione. Boccia giocata da parte di Cristian. Sembra leggermente corta. Sembra leggermente corta. Infatti così, così è. Probabilmente si nasconde anche il tiro sia del pallino. Non so se forse nell'angolo opposto lo vede. Infatti va a vedere, perché anche il pallino sarebbe un ottimo tiro, visto che in fondo alle tavole c'è solo la boccia di Andreani, perché nel tiro precedente la boccia di Viscusi Luca è salita molto. Dichiara punto volo. Boccia del punto al volo. Una bella distanza. Sì. Vediamo. L'arbitro informa che è valido
anche la sua boccia corta con nuove caso... disposizioni tecniche. Bravo. La prende quel poco che basta per spostarla. Non era forse quello che voleva, ma comunque adesso attenzione, perché adesso Fiscusi dovrà decidere che tiro fare, perché va all'accosto. Decide di andare all'accosto. Non ha poche soluzioni a disposizione. Forse il pallino così non si vede neanche. Perciò. Boccia giocata da Luca. Sembra giocata ottima. Bene. È giocata bene. È giocata bene. Preso forse tutto. Ha aperto un po' il gioco sul pallino. Non so se vediamo. Ma quel pallino lì, vediamo. Deve passare lì tra le due bocce. Le due bocce staccano poco, staccano circa 17-18 centimetri. Se passa lì prende il pallino. Dichiara sì. Il pallino. Sì, può far partita. Attenzione. Al tiro Cristian. Pallino. Preso. Pallino lo prende. E vince. Andreani Cristian. Il quarto gran premio. Pannocchia d'oro. Vince Andreani Cristian con gran tiro sul pallino. Sì, gran tiro, bella bocciata da parte di Cristian. Complimenti comunque a tutti e due, perciò vince il quarto gran premio Pannocchio d'oro Adriano e Cristian di Alto Verbano. Mando i miei saluti, grazie per averci seguito dalla bocciata. Ci vediamo alla prossima, ciao, ci vediamo buonanotte. Il 10 novembre contro la Caccialanza di Milano, buona serata. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Facciamo.
ne abbiamo fatti parecchi. I giocatori devono tornare a casa da distante e per cui passiamo subito alle premiazioni. Terzo a pari merito classificati, Manghi Roberto della Fontanella di Piacenza. Premiamo con un cesto, con vai con prodotti tipici qua della polenta del signor Martini, medaglia d'oro e la busta te l'hanno data, vero Roberto? Bene, complimenti, vai pure con la foto. Dai una man puoi che... Complimenti a Manghi. Terzo classificato, pari merito, Formicone Gianluca Caccialanza Milano. Cesto, trofeo, medaglia d'oro e la polenta di Andrea. Secondo classificato, signor Viscusi Luca, Caccialanza Milano. Come hai visto Luca, ti abbiamo teso delle trappole nei campi che le troverai anche sabato prossimo quando ci giochi contro, eh? Per cui, grazie. Allora, cesto, trofeo e polenta. Vai Piero, tocca a te, vai. Lui è tifoso di te perché vedi che lei è da Erba, da De Como, che desgrassia, che lei è il vedito. Beh, grazie Luca, complimenti. Grazie. A tutti gli arbitri un omaggio, a Ennio, a Franco, vieni Giordani, vieni. No, te devi aspettare perché eri assistente, per cui è un scalino in più, socio. Grazie, sai. Complimenti, grazie. Direttore di, assistente il signor Sandro Sartori con un cesto. Questo me lo metti tu lì sopra, per favore. Grazie Sandro. Grazie Presidente, grazie a voi. Grazie. Prima il direttore o prima il primo? Al nostro direttore di gara, così preciso e disponibile, grazie. Perdon, facciamo una foto qua. E anche la polenta, perché non puoi andare a Bergamo senza la polenta, eh. Grazie. Un premio della polenta lo diamo al Piero, perché lui a Villafranca non sa neanche cosa sia la polenta. O no? Ok, vince quarto trofeo pannocchia d'oro il signor Andreani. Complimenti, complimentissimi. La polenta la mangiamo anche là in zona? Sì, la mangiamo. Allora, eccola qua. La gamba. Complimenti ancora, sai, evviva. E io gli devo dare un sì. Vai che te fai anche a te. Un pensiero a Gianni e Andrea.
venite qua sotto le telecamere, so che non siete abituati alle telecamere, però noi altri vi fermo venire sotto i riflettori. Grazie. Grazie. Deve qua il fotografo. Fotografo adesso arriva. No, c'è la conformità. Non vuoi mica che lo chiama? Sai che l'hanno disgraziato così, te lo sai bene? Era. Dai, Aveglia, va bene anche Van Service qua, dai. Ciao, grazie a te, grazie a tutti della bella gara, Questo qua è suo. E no, dopo, lasciala qua, dai, domani le porta fuori là. La laghè. Grazie a tutti, arrivederci a tutti e vi aspetto al 10 di novembre contro Milano, Campionato Caccialanza Bigasio Villafranca. Ok. Ciao a tutti.